Voglio adesso parlare, nella puntata pre-antinatalizia, di Federico Faggin. Voglio farvelo conoscere perché è un personaggio italiano importantissimo, che conoscono in pochi. Diciamo che è lo scienziato che ha scoperto la coscienza e la natura spirituale dell'universo. Però andiamo con calma, perché questa che vi voglio raccontare è la storia del principale inventore italiano vivente, che è nato e cresciuto vicino a Vicenza ed è il padre del microprocessore, del touchscreen e dei telefoni precursori dello smartphone e della tecnologia digitale. Pensate che Bill Gates disse una volta che la Silicon Valley, prima che arrivasse Faggin, era semplicemente la Valley. Ebbene, questo scienziato italiano che si è trasferito negli Stati Uniti nel 68, a un certo punto ebbe una crisi spirituale, ripudiò il materialismo e lo scientismo e scoprì che l'uomo è irriducibile a una macchina o a un computer, è irriproducibile e insostituibile da un robot, un algoritmo o dall'intelligenza artificiale. E poi la coscienza esiste davvero come il libero arbitrio e la nostra identità spirituale, mentre, dice, il materialismo ci conduce in un vicolo cieco. Federico Faggin, come vi dicevo, vicentino, oggi 81enne, vive in America dal 68. Suo padre Giuseppe era un grande studioso di filosofia e di Plotino, insegnava alle scuole medie. Federico invece preferì studiare da perito tecnico. Appena diplomato entrò nella Olivetti, si laureò in fisica, poi partì per gli Stati Uniti e da lì iniziò la sua attività di inventore e imprenditore. Grandi scoperte, grandi successi a partire dal primo microprocessore al mondo. Nel 1971, inventando il microprocessore Intel 404, ha traghettato i computer grandi come una stanza in chip di 7 mm. Però era una persona inquieta e scontenta e in crisi, fino a che nella notte del Natale del 1990, mentre era in vacanza al lago di Thoe, Faggin in una notte avvertì una fortissima energia irradiarsi dal suo petto. E lui dice era amore, ma un amore 10.000 volte più intenso di qualunque amore avessi provato, così ha dichiarato. E da allora, da questa notte di Natale, ha intrapreso un cammino spirituale di conoscenza e di autoconoscenza, intrecciandolo con la ricerca scientifica. Il suo sogno era dimostrare che il mondo non è frutto del caos, del caso, degli atomi e di un orologiaio cieco, ma di enti coscienti che esistono da sempre. Il risultato che ne derivò dopo lunghi anni di studi fu la scoperta della coscienza e del suo regno fra creatività, libero arbitrio, emozione e consapevolezza di sé. A questo suo itinerario di scienza e di pensiero, Federico Faggin ha dedicato un libro che si chiama Irriducibile, uscito da un paio di mesi, edito da Mondadori. Da cercatore spirituale ho trovato questo libro entusiasmante, davvero ve lo consiglio perché riconcilia con la vita, con la morte, col mondo e con la scienza. Brevemente provo a illustrarvi in sintesi i risultati della sua ricerca che trovate appunto in questo libro. Perché Faggin mostra la natura spirituale dell'universo. Dice che la materia è fatta di energia vibratoria. Una cellula è ben più di un miscuglio di atomi e molecole. Il materialismo riteneva che tutto ciò che esiste sia prodotto dall'interazione di atomi e molecole, ma questa è una vecchia concezione della fisica superata oramai dalla fisica quantistica. E allora Faggin smonta il riduzionismo, il determinismo e il meccanicismo.
Non è la matematica a creare il mondo. Dentro di noi, oltre ai modelli computazionali e meccanici, ci sono le sensazioni, il pensiero creativo, il coraggio, l'empatia, la libertà e l'esperienza. E dice, il computer non ha comprensione delle situazioni, come la scelta etica non può derivare dall'algoritmo. Il PC è una creazione umana, le sue idee sono quelle di chi lo ha programmato. È solo un amplificatore delle nostre capacità mentali, ma soltanto di quelle meccaniche. Vedete, nessun PC partorirà un PC. Chi induce a negare la natura spirituale, il libero arbitrio e le identità, dice Fagin, compie un crimine contro l'umanità che porta all'eliminazione dei valori umani. Facciamo parte di un'unica sostanza universale, dice Fagin, che cita Giordano Bruno e il poeta iraniano Rumi. Non sei una goccia nell'oceano, sei l'intero oceano in una goccia. Dentro di noi e in ogni cellula c'è l'universo intero. Una visione antica, però confermata dalla ricerca recente. Occorrono idee nuove e potenti che ci conducano in direzioni significativamente diverse da quelle attualmente seguite. Una vera rivoluzione dell'intelligenza in rapporto al mondo. E chiudo parlandovi di questo libro irriducibile di Federico Fagin, perché c'è un filo sommerso, biografico e filosofico nelle pagine di questo suo libro. Un filo che parte da quando questo fisico, questo scienziato, voltò le spalle a suo padre e alla filosofia facendosi un perito tecnico. Poi le scoperte, i successi, la crisi e l'illuminazione. Tutta la ricerca che ne seguirà è sulle tracce del pensiero metafisico di Plotino, che era la passione di suo papà, compresa l'illuminazione di quella notte di Natale e il suo fuoco interiore che somiglia alle estasi plotiniane. Alla fine, citando sempre Plotino, Fagin dice «ricondurre il divino che è in noi al divino che è nell'universo».